Il Tribunale di Cosenza ha condannato in primo grado a 3 anni e mezzo di carcere il senatore di Forza Italia Mario Occhiuto, in maggioranza con Giorgia Meloni e fratello del governatore della Calabria Roberto Occhiuto. Il reato è bancarotta fraudolenta della Ofin SRL, società di costruzioni fallita nel 2014. Secondo i giudici, Occhiuto, in veste di architetto, ha fatto sparire 3 milioni e mezzo di euro dai conti della società, restituendone soltanto 500.000. Soldi ottenuti dal Ministero e usati senza adeguata contropartita e senza valide garanzie. In questo modo Occhiuto ha esposto la società a un irreversibile stato di insolvenza nei confronti dei creditori e anche dell'erario. Per la stessa vicenda era già stata condannata a 1 anno e 4 mesi anche la sorella di Occhiuto, Annunziata. Ebbene, nonostante i giudici lo abbiano interdetto dai pubblici uffici per i prossimi 5 anni, Mario Occhiuto sta restando comunque ben saldo sul suo scranno in Senato, senza che nessun telegiornale ne parli, oppure che ci sia qualche iena di Italia 1 che gli vada a chiedere conto, o qualche inviato di Striscia la Notizia che gli consegni un tapiro, o qualche gimmighione che gli faccia le pulci come un qualunque barista che non emette scontrini da 1 euro, non 3 milioni e mezzo. Insomma, qualcuno che ne parlasse. Niente, l'elenco dei condannati nel governo Meloni si allunga di giorno in giorno in un imbarazzante silenzio di regime. E ad essere sovraesposti nei programmini sono soltanto e soprattutto privati cittadini che si rendono protagonisti di piccoli furtarelli, piccole cose, oppure di faide familiari. Di notizie importanti di chi ci governa non ne passano.